una dieta sana ed equilibrata, ricca di proteine e di vitamine, è sufficiente al progredire di una gravidanza fisiologica. Premesso questo, c'è da dire che molte donne, anche al di fuori della gravidanza, non osservano una dieta sana ed equilibrata, per cui sarà fondamentale nei primi incontri con il ginecologo o il nutrizionista in casi particolari, educare la donna a una corretta alimentazione. Una corretta alimentazione non può prescindere da un adeguato apporto di vitamine e sali minerali. Per questa ragione sono stati studiati una serie di integratori, per la donna in gravidanza. Questa problematica degli integratori manda molto in confusione le donne. Devo prenderli, non devo prenderli, da quando fanno male. C'è unanimità sulla necessità di assunzione dell'acido folico. Andrebbe assunto, già dalla fase preconcezionale, quindi già in una coppia che cerca una gravidanza si consiglia l'assunzione di acido folico, quindi idealmente da un mese prima del concepimento fino almeno alla sedicesima settimana di gravidanza. L'assunzione di acido folico infatti riduce del 20%, che è tanto, la presenza di alcune malattie fetali, in particolare i difetti del tubo neurale. Per usare un termine più semplice, riduce l'incidenza nel feto di spina bifida. Con la dieta solitamente non si raggiunge l'apporto necessario. Con la dieta si stima una dieta corretta che l'assunzione giornaliera sia intorno ai 200 microgrammi. In gravidanza abbiamo bisogno esattamente del doppio per raggiungere questi parametri di sicurezza. L'acido folico si trova in vegetali a larga foglia, nella lattuga, nello spinacio, nella bieta, ma anche nei cereali, nel pesce. Ma dicevo, con tutta la buona volontà è molto difficile raggiungere i livelli necessari, per cui sull'acido folico c'è concordia nel mondo scientifico e viene prescritto praticamente a tutte le donne che cercano e che sono in gravidanza. Su altri tipi di integratori il discorso varia a seconda del tipo di dieta osservata dalla paziente, ma anche a seconda degli esami del sangue, nel senso che chiaramente periodicamente il ginecologo sottoporrà la donna a dei prelievi per valutare la necessità, per esempio, di integratori di ferro. Per quanto riguarda il ferro, l'assunzione corretta in gravidanza sarebbe di circa 30 mg al giorno. Non è facile raggiungere queste quote con un'alimentazione normale. In particolare nel secondo trimestre il valore dell'emoglobina, ma anche del ferro, tende a scendere, per cui sono necessari molto spesso degli integratori che contengano del ferro. Molto spesso insieme al ferro vengono aggiunti in questi integratori anche altri minerali, quali zinco e rame, perché la terapia con il ferro riduce l'assorbimento di questi altri prodotti, per cui il fai da te in medicina non funziona, vanno dati con cognizione di causa. Un altro elemento importante per la donna in gravidanza è lo iodio. Lo iodio è contenuto prevalentemente nei pesci e nei crostacei e l'assunzione di iodio giornaliera è importante per il corretto funzionamento della tiroide. In gravidanza assume un'importanza fondamentale perché la tiroide fetale non lavora prima del quarto mese. Nei primi 3 mesi è totalmente dipendente da quella materna, per cui sarà importante il corretto funzionamento della tiroide materna. Per funzionare correttamente, solitamente le quantità di iodio che introduciamo con la dieta non sono sufficienti, per cui è consigliata l'assunzione di sale iodato in gravidanza. E questa mi permetto di dire che è una raccomandazione che darei a tutti, perché in Italia la carenza di iodio è molto molto diffusa, contrariamente a quello che si pensa. Quindi dicevo, in gravidanza assolutamente sale iodato, ma spesso anche integratori che contengano anche iodio.